Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti. Oggi, ottavo giorno dopo il Natale, celebriamo la Santa Madre di Dio. Come i pastori di Betlemme, rimaniamo con lo sguardo fisso su di lei e sul bambino che tiene tra le braccia. E in questo modo, mostrandoci Gesù, il Salvatore del mondo, lei, la Madre, ci benedice. Oggi la Madonna ci benedice tutti, tutti. Benedice il cammino di ogni uomo e ogni donna in quest'anno che si inizia e che sarà buono proprio nella misura in cui ciascuno avrà colto la bontà di Dio che Gesù è venuto a portare nel mondo. In effetti è la benedizione di Dio che dà sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati in questi giorni. E oggi la liturgia riporta l'antichissima benedizione con cui i sacerdoti israeliti benedicevano il popolo. Sentiamo bene. Recita così: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Questa è la benedizione antichissima. Per tre volte il sacerdote ripeteva il nome di Dio, Signore, stendendo le mani verso il popolo radunato. Nella Bibbia, infatti, il nome rappresenta la realtà stessa che viene invocata, e così porre il nome del Signore su una persona, una famiglia, una comunità, significa offrire loro la forza benefica che scaturisce da Lui. In questa stessa formula per due volte si nomina il volto del Signore. Il sacerdote prega che Dio lo faccia risplendere e lo rivolga verso il suo popolo e così gli conceda la misericordia e la pace. Sappiamo che secondo le scritture il volto di Dio è inaccessibile all'uomo. Nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Questo esprime la trascendenza di Dio, l'infinita grandezza della sua gloria. Ma la gloria di Dio è tutta amore e dunque, pur rimanendo inaccessibile come un sole che non si può guardare, irradia la sua grazia su ogni creatura e in modo speciale sugli uomini e le donne nei quali maggiormente si rispecchia. Quando venne la pienezza del tempo, Dio si è rivelato nel volto di un uomo, Gesù, nato da donna. E qui ritorniamo all'icona della festa odierna, da cui siamo partiti, l'icona della Santa Madre di Dio, che ci mostra il Figlio Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Lui è la benedizione per ogni persona e per l'intera famiglia umana. Lui, Gesù, è la sorgente di grazia, di misericordia e di pace. Per questo il Santo Papa Paolo VI ha voluto che il 1° gennaio fosse la giornata mondiale della pace. E oggi noi celebriamo la 52ª, che ha per tema la buona politica e al servizio della pace. Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti. Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune, e anche la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace. Ci aiuti in questo impegno quotidiano la Santa Madre di Dio, che io vorrei che tutti
la salutiamo adesso dicendo per tre volte Santa Madre di Dio. Insieme, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, Uci angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sunt nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Che feci caelum et terra. Vi benedica il Signore e vi custodisca. Il Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda la pace. Amen. Cari fratelli e sorelle, nel giorno di Natale ho rivolto a Roma e al mondo un messaggio di fraternità. Oggi lo rinnovo come augurio di pace e di prosperità. E preghiamo tutti i giorni per la pace. Ringrazio il signor Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre il suo alto e prezioso servizio al popolo italiano. I miei auguri cordiali vanno specialmente a voi, cari romani e pellegrini che oggi siete qui in Piazza San Pietro, tanto numerosi. Sembra una canonizzazione questo. Saluto i partecipanti alla manifestazione Pace in tutte le terre. Organizzata dalla comunità di San Egidio. E qui voglio esprimere il mio apprezzamento e la mia vicinanza alle innumerevoli iniziative di preghiera e di impegno per la pace che in questa giornata si svolgono in ogni parte del mondo, promosse dalle comunità ecclesiali. Ricordo in particolare quella che ieri sera, ha avuto luogo a Matera. Per intercessione
della Vergine Maria, il Signore ci conceda di essere artigiani di pace. E questo incomincia a casa, nella famiglia, artigiani di pace, ogni giorno del nuovo anno. E vi auguro un'altra volta un buon e santo anno. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.